Allora, io direi di iniziare con una bella frase. Oggi, ripetiamo, oggi è una meravigliosa giornata dell'eternità. Io mi regalo il meglio della vita. Perché l'errore che ci hanno abituato da bambini è che uno aspetta sempre i regali. Mia nonna diceva aspetta e spera, cioè. Non bisogna aspettare che qualcuno ti faccia un regalo, no, fattelo tu. E infatti i bambini vengono molto rimproverati quando scoprono che dal punto di vista sessuale possono iniziare un piccolo, simpatico casalingo fai da te. Guarda che faccia si fa. No, non devi far così, però ti ho fai da te, ha fatto no, rimani impassibile, stai calma. Nessuno vuole che tu fai da te, perché se fai da te, tu non hai bisogno del sistema, lavora, consuma, produci, muori. No? Fai da te. Quindi ripetiamolo anche con quella estensione che avete capito. Oggi è una meravigliosa giornata dell'eternità, io mi regalo il meglio della vita. Io sono nato in questa incarnazione nel 1946. Nel 1957 vivevo con la famiglia Cerquetti a Milano, via Carlo Goldoni. Adesso Goldoni non vuol dire niente. Ma nel dopoguerra a Milano Goldoni voleva dire preservativi, perché gli americani sono arrivati e ogni americano aveva in tasca dei preservativi, monodose, dove c'era scritto Gold One, che letto era Goldone, plurale Goldoni. Quindi, questi avevano in una tasca i Gold One e nell'altra i chewing gum, no? A seconda delle donne che incontravano, quelle di una certa età gli davano la chewing gum, le altre gli davano il Gold One. Per cui a Milano tra il 1945 e il 55, insomma fino al 1960, Goldone voleva dire preservativo, no? Poi è passato, no? Cioè, cambiano le cose. Quindi io abitando in via Goldoni, l'unica fortuna è che abitavo al 60, non al 69, perché se abitavo via Goldoni 69 mi facevano pure le battute a scuola. La numerologia, no? Sai che sono esperti in numerologia, 69. Per cui vivo con la famiglia Cerquetti. A un certo punto, siccome mio padre era da Ascoli Piceno, è andato a Milano, aprì una piccola fabbrica di radio, sai, dopo guerra, c'è mia madre che aiutava un po' mio padre, quindi mi ha preso una cameriera. Oh, la piglio da lontana ma ci arrivo. No, allontaniamo un attimo qua. A lei mi viene di dire la piglio da lontana, perché mi ha detto sono venuto dalla Spagna, da Granada, Portigo. Tigo, giusto? Porti. Ah! Mi ha detto vieni subito a casa mia. Io ho detto, no, c'ho da fare un attimo. Granada, già vibro io. Bella canzone La canzone, Claudio Villa. lei cadevo io. Infatti. Ricordo le vite precedenti con Claudio Villa. No, ma tu come fai? Cioè, a me vedere già te, anche se non ti conoscevo, sto già meglio. Ma adesso che sono anche abbracciato con te, tu come hai fatto ad arrivare fin qua? Non dire col treno, l'aereo, cioè karmicamente, come hai fatto ad arrivare Mi ha qua? indicato un mio amico la tua esistenza. Mi ha detto, hai mai sentito parlare di Giorgio Cerquetti? No. Ma dove? A Granada? No, in Italia. A Dove? Trento. A Trento. No, magari c'è a San Vittore, cioè No, per dire. no, No, perché? ma perché no? Però, no, Io facevo lo nessuno spiritoso a scuola, quando i me miei compagni di scuola dicevano, ah, io se avrò un figlio lo chiamerò Giovanni, Luisa, i nomi di allora. Io una volta ho detto, se io avrò tre maschi, io so già come li chiamo. Vittore, Siro e Remo. E fa, cosa vuol dire? San Vittore, San Siro, San Remo, Giovanni, vabbè. Cioè, ti immagini avere tre maschi, eh? Chiamarli Remo, Siro e Vittore. San Siro, San Remo, San Vittore. A Milano se ti chiamassi Vittore,
No, magari in un'altra città, ma a Milano. O tu a Sanremo, ti chiameremo, dai. Non... Quindi, nomen omen. Cioè, ti ho detto, hai saputo dell'esistenza di Ho George? detto no, No. non ho Ho sentito. Infatti. vissuto finora bene, ho avuto anche dei rapporti intimi, ma cioè, Però certo. mi ha avuto questa lacuna. E poi? Cercherò YouTube. YouTube. Ti ho trovato in YouTube e ho E non ci seguito. siamo più E non lasciati, ti ho ma più lasciato guarda, praticamente. però da Granada sei arrivata fin No, qua. allora io ho vissuto in Italia tanti anni, poi sono Ah, rientrata in Spagna amigos. e ho la mia carissima amica che sta lì che vive a Bergamo. E allora Alta o abbiamo. bassa? Bergen? Basta. Bas, Poi ho tanti amici, adoro l'Italia, bas. No, perché se tu vengo dici molto a spesso. uno Bergamo alta o bassa, capisci Sul subito grado quanto e sotto, guadagna. no? Come. No, capisci Ah, subito. su. Quelli alti, eh? Bergen su, E allora volevo venire a trovarla, a passare qualche giorno al dacci da mare. tu, dacci da tu. Ma E visto che avevi una conferenza qua, mi ha detto mare, Marche, Mare e ti Marche, conosco, ti cioè, I conosci. love you. Come si dice, te quiero Te mucho? quiero mucho. Cioè, voi dovevate fare questi giorni, 4 giorni in Sicilia. Dopo va? No, dovevamo scegliere la Sicilia per dei parenti. E invece siete saliti Cioè, qui. arrivata qua per te. Destino della vita. Lei non sapeva dove veniva Meglio. e io gli ho detto: dove vai? Ma anche molti che Cioè, muoiono dove non sanno dove vanno. Cioè, che vai? buono, cioè, Infatti, siamo qui per se l'ho informare. portata qui non sa niente Allora, ti assolutamente di faccio me. vedere una cosa. Vanessa, vieni un attimo qua. Ieri è arrivata, io in questa incarnazione non l'ho mai vista, però non è vero. Che lei mi ha detto, Giorgio, ti ho visto su YouTube, sono venuto da Parigi. Quindi qui sull'asse Parigi-Granada, abbracciatevi, che è un asse ispanico-franco, cioè Italo, Italia-Spagna-Francia, così. Bene, allora iniziamo con un bacio, abbraccio. No, rispetto a uno che mi ha detto vengo da Piticchio, che sarà 5 km. Cioè, no, quello che vengo da Piticchio, sei tu, no? Ti posso presentare una che è nata in Etiopia, alla tua destra. Qualche chilometro oltre Piticchio. Allora, 56, nel 57 avevamo una cameriera, cioè avevamo la Fania Cerquetti, aveva una cameriera, no? Una cameriera si chiamava donna di servizio, in realtà, non di servizio. E andava a ballare il giovedì e la domenica pomeriggio, perché siccome c'era in via Tadino a Milano le suore spagnole davano le cameriere, però mia madre per avere la cameriera ha dovuto avere la lettera del parroco, che eravamo brave persone, Fogna Cerquetti, brave persone. Quelle che erano lì, che venivano piazzate, dovevano avere, erano mandate lì dalla lettera del parroco locale, no? Questo qui si chiamava Berselli, ma ragazzi, Berselli di Castelleone, vicino a Grana. Se è ancora vivo, magari guarda YouTube, dovrebbe avere 80 anni. Circa, magari qualche parente, la salute. E lei andava a ballare e si chiamano matinée, cioè alle 7:30 di sera a casa, cioè coprifuoco. In corridoio della nostra abitazione c'era un telefono a muro, non so se vi ricordate, tu che c'hai 90 anni, Francesca, ti ricordi? Guarda adesso, lei si già fa, ui come li porta bene, hai visto come, basta i 90, però, lei li porta, no? C'è il telefono a muro, che dovevi stare lì in piedi, pronto, che parla. E c'era mia sorella che aveva sempre, sai, io avevo 11 anni, mia sorella aveva 5 anni più di me, il piccolo boss, per cui suona il telefono, pronto, qui casa Cerquetti, con chi parlo? Ma ragazza è per te, quella faceva la cugina, chi è? Scusi, lei chi è? Dice di chiamarsi Adriano, Adriano Celentano. Allora, c'entra quello che cantano, che faceva l'orologiaio via Gluck, che è dietro la stazione centrale. E lui, come hobby, cioè come cantava il giovedì pomeriggio e la domenica pomeriggio, cantava dopo lavoro dell'azienda tranviaria, che allora l'azienda tranviaria era un mito, cioè essere assunto, c'era il bigliettaio, un sacco di posti di lavoro, cioè uno che era assunto dall'azienda tranviaria stava,
attaccata al tram, cioè nel senso che tutta la vita stava bene. E quindi ha avuto una breve love story Adriano Celentano con la bella Grazia, no? Io poi ho un po' seguito Celentano, però ho delle idee diverse. Perché secondo me Celentano di impostazione cristiano-cattolica è interiormente trasgressivo ed esternamente spaventato dall'inferno, no? Perché uno che ti fa le canzoni, che dice? Non so se sapete chi è Celentano, tu sai chi è Celentano? Quanti anni hai? 23. E sai chi è Celentano? Garibaldi? No. Beh, Celentano va bene. Cioè, qui io sono cresciuto, io ho ricordi di vite precedenti in India, dove l'India, prima che arrivassero i musulmani, c'era un equilibrio totale tra maschile e femminile. Anzi, addirittura l'energia femminile, visto che oggi parliamo di energia, è superiore, chiamata Shakti. Per cui una donna che non fa scorrere la sua energia femminile si ammala e un uomo che si allontana energeticamente dall'energia femminile si ammala ancora di più. Risultato, gli uomini muoiono prima delle donne. Adesso non è una mia invenzione, basta vedere le statistiche, no? Cioè, se vedete un uomo di 80 anni è fuori statistica. Ma come, sei ancora qui? Cioè, per le statistiche, l'uomo deve morire prima degli 80, la donna può arrivare a 84,6, però in crescita. Cioè, infatti, basta andare a un cimitero, non vedi nessun uomo che mette i fiori. Perché? Perché sono morti, non i fiori, gli uomini. Vedi solo questi che arrivano lì barcollando, ondeggiando come le canne di bambù, col fioraio che le tiene in vita perché sennò qua si chiude. Prendono il mazzo, l'abbiamo visto anche l'altro giorno, passavamo, cos'è, il cimitero di Caravalle? Dove è la Cinza? Cinza la sepolta? No, ancora qui. Beh, no, tu stai calmo perché hai detto che ti porti i fiori, cioè, ho già visto quelli, no? A qualunque ora con questi mazzolini dei fiori che vanno là, li mettono lì, ciao Luigi. Pensa che io a Montignano, adesso vivo tra Marina e Montemarciano e Marzocca, andiamo alle poste, ho sentito una volta, perché cioè, mi è capitato di andare alla posta quando ritirano le pensioni, e queste ondeggiano, non camminano più le vecchie, ondeggiano, come dice lo yoga, no? Lo yoga dice ondeggia come la canna di bambù, in modo che sei flessibile e muori dopo. Invece il maschio sta rigido, gli fa una crepa, spacca in due, si schianta. Infatti La quercia caduta è una poesia dedicata ai maschi. Invece sotto il bambù pare che c'è ancora movimento. Allora, c'era uno che diceva, ah, allora sei andato a trovare Luigi. Quello sì. E tu, il tuo Mario, sì. Io, ma chissà, forse erano ricoverati. Invece un po' è al cimitero. Cioè, se, due donne, molto avanti negli anni, parlavano di essere andate a trovare Luigi e Mario al cimitero. Hai mente il cimitero? Poi vanno lì, ci passa, tu entri, fai finta di niente, senti uno che parla, ti giri, parla con la foto. Mario, i nipoti sono cresciuti, eh? È quello. Che fa, tutto perché? Perché non si è capito il bilancio tra l'energia femminile e quella maschile. E uno di quelli che l'ha capito di meno è stato Celentano, che con le sue canzoni ha influenzato un sacco di gente. Non so se conoscete quella in cui lui dice «Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho». Cioè, favorito all'alcolismo. Un'altra. «Il problema più importante per noi è trovare una donna di sera, soli, senza nessuno, non si può neanche cantare». E poi, chi non lavora non fa la bocca, beh, cioè, chi ha vinto, gli ha fatto vincere, perché i sindacati là, no? Gli ha fatto vincere Sanremo, no? Cioè, chi non lavora non fa l'amore. Ma cioè, CGL, no? A Camusso doveva ancora apparire, no? Ti mai se dicesse chi lavora fa l'amore con la Camusso? Uno dice, allora, io gli sto disoccupato, scusi, no? No, se, no, no, cioè, mi prendo la mia disoccupazione. Tutto nasce dal fatto che non si è capito il rapporto tra energia maschile e femminile. Ma il problema, se vogliamo chiamarlo problema risolvibile, è che non l'hanno capito neanche le donne.
La maggior parte delle donne sono portatrici sane di buona energia vitale e non lo sanno. Come c'è gente che nasce, vive e muore e non sa che ha i reni. Per cui gli dice uno, ciao, come va con i reni? Chi? Pensa che i reni sia il cognome di un vicino di casa, no? I Rossi, i reni. Si dice, come va con le piastrine? Quale piastrine? Gli zuccheri? Ah no, c'è lo zucchero, ce l'abbiamo. No, nel sangue. Cioè, la maggior parte delle persone vive in un corpo estraneo. Cioè, un corpo che non conosce, perché non conosce l'energia vitale. Ma chi è che ha interesse a far conoscere l'energia vitale? Che è una ricchezza che ognuno ha che non sta usando. Se noi vediamo uno molto ricco, che però tiene tutti i soldi da parte, non spende quasi niente, non dà mai un soldo a qualcuno, diciamo quello è taccagno, avaro, misero, miserabile, no? E se invece uno fosse ricchissimo e non spende perché non ha perso la memoria della ricchezza? Adesso dico Alzheimer, demenza senile, smemorato. Una mia amica mi disse che il padre aveva messo un sacco di soldi in Svizzera con conti cifrati, demenza senile, non ricordava più i conti. Io ho detto prova con l'ipnosi, non so. Io dissi prova con l'ipnosi, cioè ipnotizzatelo, fa papà i conti. Cioè, ha messo i conti in Svizzera. Sai quanti in Svizzera, quanti conti nessuno va a riscuotere perché quello o è morto o non si ricorda neanche che c'ha i conti, no? Loro zitti, stanno buoni in Svizzera. Loro stanno lì. Vita dopo vita sono lì. Che dico? Perché la memoria è funzionale al viaggio che facciamo che si chiama nascita, vita e morte, no? Quindi io consiglio, allora io avendo un corpo maschile, avendo 70 anni, non sono di parte, quindi consiglio a ogni donna di accendersi. Certe volte vedo le donne, ma non accendere lo stereo, non accendere la televisione, non accendere il forno. E che devo accendere? Accenditi tu. Poi bisogna dire, a che ora arriva tuo marito? Trova tutto acceso qua, no? E racconto una barzelletta, perché vedo aria un po'... Racconto una barzelletta, no? Se può? Podemos? Podemos? Sai io, ma... A Spagna, arriva in Spagna. E c'è uno che per lavoro deve andare via 3 mesi e lasciare la moglie da sola. 3 mesi sono 3 mesi, e a un certo punto, dopo 3 mesi, questo qua, soprattutto gli ultimi giorni, dice, adesso appena arrivo là, sesso, sì, che poi c'è la... Infatti appena arriva, dopo un po', così, ce n'è una cena veloce, va a letto, comincia a agitare, cioè, ci dà sotto, sì. Se non che si sente bussare il vicino che urla, basta! Sono 3 mesi che fate casino. Allora, no, questa adesso non è per chi viaggia per lavoro, ma... Guarda come ride, viaggi per lavoro, no? No, perché molte volte sono dei mariti, sai, devo stare via una settimana. Ma non ti preoccupare, tesoro, non ti preoccupare, no? Vai tranquillo, fai la tua carriera, vai. Il punto è, perché c'è l'ipocrisia tra maschi e femmine? Perché non hanno capito l'energia. Vivi qui adesso. Proviamo a dirlo. Io vivo qui adesso. Se io adesso prendo lei per mano e dico, ciao, sei la persona più importante della mia vita, lei pensa che è una love story, una seduzione, è nato un amore. E invece... Proviamo a dirlo tutti insieme. Le persone più importanti della mia vita sono quelle che ho intorno a me. Il momento più importante della mia vita è qui adesso. E mo lo facciamo, come minimo
proviamo a prendere per mano chi ci abbiamo vicino. Chi ci abbiamo vicino? Francesco, vieni qui, che quella sta qui, ma si è messa a piangere che non c'è nessuno, no? Cioè. Francesco fa anche gli straordinari. Cioè, quanti anni hai tu? 29. Lui dai 23 ai 29, sta proprio, lo me l'ha detto anche ieri, se guarda Giorgio, io mi trovo bene dai 23 ai 29. Adesso guardiamo a destra e a sinistra, questo è il karma di oggi, sai come il menù. Francesca ha già detto buon karma. Bravo, Francesca. Beh, guardaci. Allora, questo è il karma del momento. Stiamo un po' uniti perché da ogni mano esce energia che, andando in risonanza con l'altra energia, amplifica il campo energetico. Allora, proviamo a dire. Io ho il potere di creare un campo di buona energia. Qui? Qui? Adesso. Oh, quindi teniamo queste belle mani strette. Pensate che, vabbè, a parte qualcuno che non ha la mano, ma a occhio e croce, su 7 miliardi di ci sono almeno 14 miliardi di mani in giro. Ma quante ne tocchi? Sai cosa una volta, sai cosa ho detto a una conferenza, una che era seduta qui? Non so, perché molti si sedono in prima fila, poi alla seconda conferenza, certe ancora in prima fila, altre si spostano, altre non vengono più. C'era una molto bella, gli ho detto, guarda, io so una cosa di te, bisogna che la dico. Ma cosa sai di me? Che hai la figa? Ma come? Cioè, no, nel senso, io ho detto, scusa, lo sanno tutti, è ora che lo sappia anche tu che lo sanno tutti. Ci sono delle donne che vivono portando in giro la figa pensando che nessuno se ne accorta, no? Allora sì, un caffè, il barista fa, bella figa, eh? No, perché se ci fosse la telepatia, maleducato, oppure era ora che qualcuno, guarda, me lo dia doppio il caffè, perché era ora che qualcuno si accorgesse di me. Però il programma è non solo figa, cioè nel senso, oltre alla figa c'hai anche gli accessori, cioè c'è... Praticamente una donna per molti è una figa circondata da un corpo, invece per me è un corpo dove c'è anche la figa. Non te l'aspettavi? No, no, a 29 anni è ora che cominci un attimo ad andare alla mostra. No? Dove abiti tu? Le Canarie. Ah? Eh? Fuerteventura, le Canarie. Puoi andare in vacanza a casa sua, scusa. Siamo in mezzo alla Spagna, meraviglioso. Tu sei... No, vive la Spagna. Dalla periferia di Milano sei passata in mezzo alla Spagna, scusa. Di Roma però, eh. Ah, vabbè, mica reato. Li tengono. A Fuerteventura li tengono. Italiani. Arriva in Spagna. Tu hai detto, qua c'è aria di Spagna, tu. Bellissimo. Noi siamo vegetariani, quindi niente corrida, però diglielo. No, vabbè. Odio la corrida, guai. Oh, facciamo 3-4... cose per smuovere un po' l'energia, no? Allora, senza fare le prove, perché a certe volte ho fatto fare le prove perché c'è gente che quella frase lì era secoli che non la diceva, però vabbè, facciamo la prova, magari c'è qualcuno che non la sa sta frase. Provate a dirlo guardando me, intanto provate a dirlo guardando me, che a me mi fa sempre bene. Che piacere, vederti. Ecco, adesso a me ha fatto piacere, ma proviamo a dirlo a quello di destra e a quello di sinistra. Che piacere vedere. È già la circolazione del sangue è migliorata, eh? L'energia, smuoviamo l'energia. L'energia idroelettrica, che è il famoso mulino, visto che l'acqua scorre, muove le pale creano energia e c'è il mulino. Poi hanno capito che oltre al mulino potete produrre l'energia elettrica. Quindi qui stiamo producendo, amplificando energia vitale. Ce la sentiamo di fare un bis con io ti voglio bene? Allora, destra e sinistra, io ti voglio bene. Io ti voglio bene. O si può dire anche sorridendo, si può dire. Ti voglio bene. Adesso un corale, ripetiamo, facciamoci del bene. Del bene. E adesso ricominciamo con la prima frase, oggi. È una meravigliosa giornata dell'eternità. Io mi regalo il meglio della vita.
E riguardiamo un attimo a destra e a sinistra, questo è il meglio della vita. Oh. Questo è il meglio della vita. Siamo, proviamo a dire anche questa, dai, proviamo a dire, siamo umani. Umani. Perché molti dicono, tu chi sei? Un essere umano, no? Quindi siamo umani. Come ne usciamo? A testa alta, braccia verso l'alto, muovere tutte le dita dicendo liberi tutti. Liberi tutti. Ecco, questo è un esercizio che andrebbe fatto in tutte le riunioni condominiali. No? Cioè, in tutte le riunioni condominiali andrebbe fatto l'esercizio del dottor professor Cerquetti, che parte con che piacere vederti, ti voglio bene, liberi tutti. Perché pare che ci siano in Italia 500.000 cause condominiali. Eppure la frase di partenza era ama il prossimo tuo. Durante la guerra mondiale Freud scriveva a Einstein e Einstein rispondeva a Freud. E Freud diceva, io non è che sia favorevole alla religione, perché Freud era un po' critico, però dico, almeno questi qui che dicono di praticare la religione, potrebbero mettere in pratica il primo insegnamento, ama il prossimo tuo come te stesso. E c'era aria di guerra, attenzione, guerra mondiale, questo è un carteggio prima della guerra mondiale. Poi durante il nazismo loro presero i libri di Freud e di Einstein, i nazisti li bruciarono, perché erano contrari a questi discorsi. No? Perché non funziona o funziona parzialmente, ma noi magari che siamo qua oggi vogliamo che funzioni, ama il prossimo tuo come te stesso? Perché l'amore è l'unica terapia. Cioè, quando dice la canzone, ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, è lì la parola ho, H-O, avere, che c'ha? Ama, ama. Cioè, quello dice, ah, mi sono fatto la fidanzata, ma che te sei fatto? Mi sono fatto la macchina, la fidanzata, tutto sullo stesso, mi sono fatto la macchina, la fidanzata, ho fatto anche la patente, ho fatto... La rovina dei rapporti sessuali è l'uso improprio della parola amore, che viene usata come gesto a tempo, come momento così, en passant, pa. Cioè, facciamo l'amore? Certo, poi dopo un po', fatto. Ma fatto cosa? Amore è uno stile di vita che non prevede il dopo, ma prevede la continuazione. Infatti, viene dal latino amors, ciò che non muore, e tu dici fatto. Quindi non fate l'amore, abbiate rapporti sessuali con amore, che è completamente diverso, completamente diverso. Molti mi dicono, ma tu sei favorevole o contrario alla sessualità? Certe volte ti sembri contrario. Io sono contrario alla sessualità separata dalla spiritualità. Traduzione, sono contrario alla sessualità separata dalla consapevolezza, perché la consapevolezza è la salvezza, è la soluzione. Quando qualunque gesto, ma l'intimità è un amplificatore energetico, viene fatto senza consapevolezza, diventa un'azione fine a se stessa, dove uno o si stufa o pensa, è lei che non va bene, allora cerco un'altra, e poi un'altra, poi dicono, come diceva Alberto Sordi, oh, a me mi ha rovinato la guerra e le donne, no? Cioè, e la gente rideva con queste battute, no? Metteva sullo stesso piano la guerra e le donne, no? Ma come ti ha rovinato le donne? Ah, tutte quelle che ho conosciuto. 5, 10, sono miliardi di donne, che cosa... E le donne stanno sempre a cercare l'uomo giusto, che non esiste. L'uomo giusto non esiste, non è mai esistito. Poi, chiamarlo principe azzurro, che è un riferimento simbolico a 5.000 anni fa, quando l'unico principe che era azzurro era Krishna, principe azzurro è Krishna, dove era proprio azzurro, ma non vestito azzurro come lo fanno adesso, bianco vestito azzurro, era di pelle azzurra perché veniva dalle Pleiadi, gli abitanti delle Pleiadi sono blu ed erano nobili, tant'è che la parola sangue blu, mo a qualcuno non gli va, ammesso che mi interessa, niente. Cioè sangue blu, cioè, erano quelli che vengono dalle Pleiadi, io ho fatto una vita sulle Pleiadi, quindi io parlo per esperienza, si vede che mi sono fatto una vita, eh? Le Pleiadi, blu.
era un convegno ufologico negli Stati Uniti, ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti, con una mia amica, Trisha McKinnon, che già il nome, una che si chiama Trisha McKinnon, infatti era gli potevi ricaricare il telefono, cioè era tutta energia in ebollizione, no? Trisha McKinnon. E eravamo in questo convegno ufologico e parla Barbara Marseniak, che ha scritto 3 libri che lei canalizza le Pleiadi. Cioè, c'è chi canalizza la nonna, chi, cioè, no? Chi canalizza non si sa che cosa, vabbè, insomma, le Pleiadi. Ha scritto 2 libri. A un certo punto questa qua dice, no, qualche volta loro mi sono apparsi e sono blu. Allora, Trisha era seduta vicino a me e gli sussurro, perché Krishna è blu. Gli Yadava, la stirpe reale di Krishna, erano blu, da lì viene sangue blu. Siccome dopo l'intervento della Barbara Marciniak, si scrive Marciniak, doveva parlare a Trisha McKinnon, e qui gli americani stanno avanti. Se un americano, per quello che ho conosciuto io, si è preparato un testo, no? Invece si è preparato, e 20 secondi prima gli arriva la news, quello usa la news. Infatti questa è andata su, Patricia ha detto, proprio l'americana, no? Cioè proprio, Barbara, cioè, no? Il mio amico Giorgio Cerquetti, from Italy, io là sono from Italy, qua non si capisce from da che copia, from Italy. Mi ha appena detto che Krishna è blu, gli Yadava, la stirpe reale blu, poi la Marciniak ha detto Krishna è blu, l'amore è blu, tutto blu. Perché? Perché qui l'idea che questo è l'unico pianeta abitato è stata promossa per spaventare. Cioè, tu vedi che Dio, questo essere che nessuno ha visto, che chi l'ha visto, ha creato le galassie, i pianeti, le comete, poi un piccolo pianetino che poi hanno visto che rispetto a Giove non siamo nessuno, Saturno ci avrà, poi. E qui la vita è solo qui, no? Non si muove foglia che Dio non voglia. Quindi uno nasce, gli negano la reincarnazione, gli dicono che questo è l'unico pianeta, e poi devi trovare l'uomo giusto o la donna giusta. E poi quando l'hai trovata e scopri che non è quella giusta, vabbè, c'è il divorzio, sì, però tanti figli sotto stress, litigi, così. Non esiste l'uomo giusto, non esiste la donna giusta, esistono solo persone con cui possiamo fare un pezzo di eternità. Cioè c'è l'eternità che è un viaggio che non ha né inizio né fine, ma come tutti i viaggi il viaggio continua. Quindi ci sono degli esseri o che abitano a Forteventura o Granada, io adesso vengo, no. Lei mangia, è simpatico, lei mi sta simpatico, un attimo qua perché mi stai prossima, mi ha già invitato a casa sua. Io ho deciso che siccome ho fatto una vita in Mongolia, una vita in Tibet, vite in Nepal, una vita, più vite in India, una alle Hawaii, a Maui, dove sono questa, una con i Cherokee, l'ultima vita in Italia, così. Quindi io ho deciso dal 2012, l'ultimo viaggio in India, che non esco dall'Italia. Cioè, ho deciso che faccio proprio un emplane. Contemporaneamente lascerò il corpo e l'Italia. Perché fino al 2012 mi sono sentito dire «Beato te che vai in India». Beato te che vai in Africa, dato a aprire una scuola per i bambini, beato te che hai vissuto in America, beato te, adesso dico beato me che sto in Italia. Quindi ti ringrazio per l'invito, stammi vicino, che bella coppia che siamo. Io e lei siamo una coppia temporanea come tutte le coppie. Vuoi che ti presento mia moglie? Didi sì, Ramos, perché è Ramos. Claro che sì. Vetulias. Claro che no, sì. Vetulias, non so se in Spagna la S la mettono, eh? Sería un placer conocerla. Era un placer conocerla. La mujer, ecco qua. Ho pensato che era ella. Non l'avevo visto nunca. Nunca. Abbraccia tuo marito, cioè sarei io. Ogni tanto glielo devo ricordare, sono tuo marito, chi sei?
Sono il marito temporaneo di una vita temporanea, vissuta su un pianeta temporaneo, con un corpo temporaneo nel corso dell'eternità. Molti mi hanno detto, ma tu sempre in mezzo alle donne, anche in mezzo agli uomini. Volete vedere me in mezzo agli uomini? Ecco, vi ringrazio. Allora, Werther che è sempre disponibile, Francesco. Però appena loro dicono, provate a dire, mi amate, no? Sì. Io ti amo, Giorgio. Ti amo molto, Giorgio. Molti dicono, allora sono gay. Ma perché? Io non ho capito, no? Ma perché se Werther mi ama e lui mi ama siamo gay? Che poi questo gay pride, tradotto in italiano, è orgoglio gay. Sicuro che non sei gay? No, perché certe volte io uso... Quando mi tocca le tette... No. Ma questa storia, vedi un uomo che tocca i capezzi di un uomo, niente frega nessuno. Se era una donna, mette la mano sulle tette, ecco vecchio porco. Poi perché vecchio non ho mica capito. Se proprio dovete dire a qualcuno porco, ditegli giovane porco, perché è vecchio? Ecco un vecchio porco, un vecchio porco. Vuoi fotografare tre gay? E vieni. Perché poi dopo, quello che dà valore alla foto è la didascalia. Tre uomini che si amano, tre dirigenti del gay pride, cioè dirigenti, ovvio. Io se faccio il gay faccio il dirigente, quindi andate pure. Cioè, faccio il dirigente, C'è qualcosa in te di gay, ma non è questione di gay o non gay. Proviamo a dire questa frase. In ogni essere umano c'è una parte maschile. È una femminile. Come fanno a trasformare un ragazzo che non ha voglia di uccidere in un soldato che spara e ammazza? Gli bloccano la parte femminile. Non fa la donnicciola, non fa la signorina, non essere fifona. Cioè, e quindi spaccano gli emisferi, quello di destra è la pietà, togliendo la pietà, lui diventa spietato e quindi spara. E se spara bene, gli danno la medaglia. Uccidi con la divisa, medaglia. Uccidi senza divisa, galera. No? Che poi sta parola soldato, sapete da dove viene? Da soldo. Non capisco perché devono distinguere tra soldato che va là per i soldi e mercenario che va là per i soldi, perché il mercenario lavora per i privati e il soldato per i governi, però tutti vogliono la paga, uccidere a pagamento, no? Come si fa a trasformare? Quando ci fu la guerra del Vietnam, io avendo l'età del Vietnam, cioè nel senso che quando c'era la guerra del Vietnam, andavo all'università, era il periodo proprio delle manifestazioni. A un certo punto, i campus universitari americani sono diversi, nel senso che la maggior parte, oltre che gli istituti, le sale, sala Lamagna, cioè le aule, c'erano anche i dormitori. Vabbè, c'era quello maschile e femminile, ma sai, tra uno e l'altro 50 metri di notte si fanno, 50 metri anche di corsa, ecco, no? Non è che per 50 metri stai tutta la notte solo, no? E questi campus erano delle comunità. Quando cominciò a diffondersi l'uso della marijuana e del LSD, acido lisergico, molti, anche perché in questi campus c'erano molti prati, giravano scalzi. Avevano rapporti sessuali nei prati. Non ti dico nei dormitori, non dormiva nessuno. Cioè, si chiamavano dormitori, ma erano più svegli che mai. A un certo punto Richard Nixon, President of the United States of America, ha avuto l'idea. Qui bisogna prolungare la guerra in Vietnam. Perché qui stanno diventando i ragazzi tutti comunisti. Allora c'erano la fissa i comunisti, no? Cioè, se due trombano su un prato, sono comunisti.
No? Cioè, questa è l'idea dell'America degli primi anni, fine anni 60, Woodstock, primi anni 70. Quindi lui prolungò la guerra nel Vietnam facendo un accordo pazzesco, per cui spudoratamente Kissinger, che prolungò la guerra nel Vietnam, poi gli hanno dato il premio Nobel per la pace. A Kissinger. Cioè, se andate a vedere, ma sti premi Nobel, l'hanno dato anche a Obama. Ha fatto più interventi militari di Bush, gli hanno dato pure il premio per la pace. Nobel, Nobel, no? Allora lui prese 500.000 di giovani americani e li mandò in Vietnam. Siccome tra il 1991 e il 1999, cioè per 9 anni, ho vissuto negli Stati Uniti, United States of America, we love you. E lì ho incontrato molti di questi ragazzi che sono passati dal Flower Power al Delta del Mekong in Vietnam, dove i Viet Cong, con giradischi chissà presidente, di notte dalla foresta, chissà che razza di impiantistica, tu che fai l'ingegnere, avevano, di notte mandavano le canzoni della protesta americana. Perché tu eri in un campo tendato, filo spinato, e sentivi di notte dalla foresta John Bates che cantava We shall overcome, e questi piangevano. Oppure The answer, my friend, is blowing away. Oh, Bob Dylan. E questi piangevano. Quindi si svegliavano un po' di notte, no? Queste canzoni, che questi, Viet Cong, no? Conoscitori della mente. Facevano la guerra psicologica, oltre che la guerra, guerra psicologica. E molti di questi ragazzi veterani che ho incontrato, poi tornando, alcuni alcol e altri hanno cominciato a fare yoga, meditazione, e me ne ricordo uno, Gab, che era il diminutivo di Gabriel, che lui mi spiegò che faceva meditazione da 10 anni, nel 92, quindi è stato i primi anni 80, che noi eravamo diventati brutali. Perché ci avevano fatto credere, sai perché sei qui in Vietnam, in mezzo alle zanzare, in mezzo alle... per quelli là. E quindi noi avevamo odio verso qualunque vietnamita. E lui aveva ucciso, come altri, entravano nei villaggi sparando sulla gente, gente disarmata. E mi disse, pensa che una volta, me lo ricordo perché c'era un po' gli incubi, eravamo così arrabbiati. Si è andato in un villaggio, abbiamo sparato ai primi 4, gli abbiamo tagliato la testa, l'abbiamo messa su 4 cani di bambù con la sigaretta così e abbiamo fatto pure la foto. Uno dice, ma come fa uno, come fa un ragazzo flower power, cresciuto con i cereali alla mattina, no? Cioè, America, no? What's America? A fare una scena del genere e poi si pente e fa anni di meditazione per cercare di trasformare quella scena, no? Dove lui ha ucciso, così ucciso, no? Perché qualcuno aveva separato in lui l'emisfero destro da quello sinistro. Quindi il messaggio da dare a chi ascolta è ricongiungiti. Ricongiungi la tua parte maschile con quella femminile, a prescindere dal corpo che hai. Chiaramente se hai un corpo femminile sarà dominante l'energia femminile, ma hai anche quella maschile. Quindi bisogna trovare l'equilibrio interiore tra maschile e femminile, tra pensieri ed emozioni, capendo bene che cos'è l'energia. L'energia è che noi emaniamo onde, queste onde sono informazioni. Quindi, ripetete con me, pensieri, emozioni, parole. Poi, come alcune persone esprimono le parole, è tutto da vedere. Non è detto che tutte le persone esprimano a parole i loro pensieri e le loro emozioni. Quindi, io posso avere verso di lei pensieri ed emozioni e dire solo alcune pensieri o alcune emozioni. Cioè le emozioni sono il piacere e i pensieri il ragionamento, no? Quindi le
parole che esprimono emozioni, piacere, emisfero femminile, l'altro il ragionamento, no? Quindi c'è un filtro per cui le persone quando parlano comunicano solo alcune parole, ma c'è quella che io chiamo trasmissione telepatica subconscia. E quando avviene? Avviene sia quando uno è dal vivo, cioè parla, sia quando dorme. Allora, due fidanzati o un uomo e una donna appena si conoscono, vogliono solo andare a letto. Il letto, il motivo per cui la maggior parte delle persone ha rapporti sessuali a letto è perché non sono esperti di Hatha Yoga e quindi non riescono a fare certe posizioni se non in un soffice terreno che è il letto. Quindi una volta, quando molti non volevano dire sesso, dice quella là è andata a letto con uno. Vabbè, farla. In America hanno il senso del pudore, per cui fare sesso è sleep. I slept with her, ho dormito con lei, buonanotte, ma non vuol dire, non ha dormito per niente, no? Cioè loro usano la parola dormire per dire sesso, no? Quindi il linguaggio usato a sproposito. Allora che cosa succede? Due si mettono insieme, poi metti convivono, bene. Poi cosa succede a sti due qua? Che vanno a dormire. Insomma, le prime notti, il viaggio di nozze, l'effervescenza, l'euforia, poi c'è il down, cioè calma, no? Però di notte che cosa succede? Che i due campi energetici vibrano e vibrando ognuno trasmette informazioni all'altro. Per cui uno si sveglia, vede il vicino o la vicina e dice, ma... Cioè, nel senso, caro, tu vorresti vivere tutta la vita con me? Lui dice, certo, certo. Poi vanno a dormire e lui invece vibra anche. Ma adesso sto con questa, però se trovassi di meglio. Cioè, no, se trovassi di meglio... Allora lì c'è la trasmissione telepatica subconscia. Allora quella si sveglia una mattina, due, tre, quattro, alla fine fa, non ti riconosco più. Comincia queste frasi strane, non ti riconosco più, quello cosa c'è? Vabbè, devo farmi la barba, no, ma non è. Allora, ma faccio lo sciamano, ma non è. Tu non sei più quello di prima, ma prima chi? È lui. Solo che dormire insieme, se non c'è un equilibrio maschile e femminile in ognuno e quindi anche nell'altro, il campo energetico ci sono trasmissioni criptate, criptato vuol dire cryptos, vuol dire nascoste, che non sono più nascoste. Quindi uno dei due, tutti e due, no? Lui comincia a pensare, certo che se trovassi un'altra io questa qua la mollo. E lei comincia a pensare, lui non mi ama più, cioè... Però la decodifica, boh, la decodifica non c'è. Quanti uomini e quante donne dormono insieme, sognano un altro e lo dicono? Nessuno. Cosa hai sognato? Niente. No. Cioè, c'è gente che prima della convivenza sognava l'altro, lei sognava lui, lui sognava lei. È possibile che da quando dormono insieme non sognano più. Ma no, sognano, solo che spesso sognano un altro ancora. Quindi in che razza di mondo viviamo? Viviamo nel mondo della finzione, fiction, del sotterfugio, del buio, delle tenebre, fare di nascosto, vivere di nascosto. Poi dici, io non mi sento bene. E te credo che non ti senti bene. Non stai vivendo. Stai tentando di sopravvivere. Per molti il compagno e la compagna sono dei salvagenti, per me pure sgonfi. Diciamo, cioè, no, io perché mi comincio con grana, cioè, vieni a darmi un bacio perché sono cose che capitano ogni 70 anni. È vero, no. Un abbraccio. Un abbraccio. Oh, questa già mi... c'ha una carica erotica questa, che questa qui potrebbe fermare un esercito, io, eh? Fammi qualche complimento, dai. È un uomo molto attrattivo. Eh? Molto attrattivo, molto interessante. Molto attrattivo? No, no. C'è attrattivo, c'è tutto. Cosa? Molto
tu che stai a Fuerteventura, prendi lezioni private da questa qua che te vedo mezza morta, che fai? Eh? E lei mica me lo dice, muoio attrattivo, Cerquetti. Lei è Cerquetti. Cerquetti è il nome che mi hanno dato insieme a Giorgio. Io ho accettato per non creare caos in famiglia. Io ho provato a dire, non sono come voi, poi mi sono fermato, no? Perché ho detto, questi mi portano a fare la lobotomia tra un po', no? Io ho provato a scuola a dire, io non sono come voi. Mi guardava male, dicevo, bella serata. Il sole splende, il futuro è radioso. La testa alta verso l'infinito. Dicevo, è poetico, Giorgio è poetico. Io dicevo, anche improvvisavo poesie così, Ti piaccio? Non ti sbilanciare. E questo è il bello della vita, che uno dice non ti sbilanciare, invece bisogna dire sei sbilanciata, ribilanciati. Quando vi viene a dire a qualcuno non ti sbilanciare, ditegli l'opposto, ribilanciati, sei sbilanciata, ti hanno spaventato da piccolo, lo sai? 20 anni fa ti hanno spaventato. 20. Sicuri? Avevi 9 anni, avevi la tendenza a stare seduta con le gambe aperte, riapri le gambe. Lo sai che quel tuo atteggiamento fa sì che ti viene la cellulite? Perché tu, mettendo la gamba una sopra l'altra, blocchi, cioè, il sangue non circola, non c'è drenaggio. Ho detto, no? E qui, lì... Io non a caso ho creato tante affermazioni, ce n'è una che riguarda le donne soprattutto, che è questa. Cara, quando apri le gambe, ricordati anche di aprire il cuore e la mente. Quindi, cari maschi, se vi trovate a letto con una con le gambe aperte, digli apri tutto. Apri tutto cosa? Cioè... Se vogliamo avere una buona intimità, fammi un favore, apri anche il cuore e la mente, perché se apri solo le gambe, non passa. Cioè l'energia non scorre. Stiamo parlando di energia vitale. Proviamo a dire questa bella frase. Io lascio scorrere liberamente l'energia vitale in tutte le cellule del mio corpo. Il mio corpo è un luogo sacro, io vivo in un luogo sacro. Io sono contrario ai viaggi di nozze. I viaggi di nozze sono la distruzione delle relazioni intime. Perché due poveracci, adesso dico poveracci in modo affettuoso, si sposano, no? Tutti, gli sposi, fanno 15 giorni in alberghi dove non andranno mai più. Non lavorano, fanno sesso 3 volte al giorno, poi finito il viaggio di nozze si trovano in un bilocale dove lui lavora, lei non si capisce che fa. La colazione o te la prepari o non la fai, perché cioè, no? Quindi, chi? Secondo me il viaggio di nozze andrebbe diluito in 5-6 anni dove ogni anno, se stanno ancora insieme, fate una festicciola, no? Non l'anniversario, la glorificazione, che anniversario, mi è morto qualcuno, no. Si parla dai sogni, il fidanzato sogna, apro gli occhi e ti penso, in mente ti... dopo apri gli occhi e ti guardo un mostro, cioè, no? Apro gli occhi e ti guardo e mi hai pigliato un colpo. Io conoscevo Chippo d'Antaguarda, un amico a Milano, con quella canzone era per i fidanzati, no? Apro gli occhi e ti penso, ogni mattina, ogni mattina qua, all'inizio. Ah. Dopo ripassa tra 6 mesi, poi vedi che aria tira, se non tira un filo d'aria, perché le relazioni... Non si capisce cos'è l'energia. L'energia è acqua corrente. Se tu pigli l'acqua corrente e la metti in bottiglia è stagnante.
Quindi i matrimoni concepiti squalidamente con la visione maschilista imbottigliano le energie. Uno si innamora dell'acqua corrente e poi si ritrova con lo stagno. E dice, qui, non, qui lo l'acqua sta niente, no? Palude. No. Quindi capire l'energia vitale. L'energia vitale non ha nome, non ha forma, è continua trasformazione. Come stai? Vieni qua un attimo. Tu stai insieme a lui? Sì. Stai insieme a lui? Sì. Ecco, se tu non stessi insieme a lui, allora fai il bravo, tanto poi... Dimmi un uomo che ti piace, qua, così, giusto per stare così, in allegria, simpatia, cioè, stare viva, per stare viva, dammi la mano. Un altro, oltre Valerio. Aia. Valerio, fa il bravo, tanto è solo un esercizio per accendergli il motorino. Un altro che ti piace, quale? Lui? Cristian, vieni a dargli un bacio. Cristian, fa il cuoco. Sapevi? Futuro. Sì, sì. Beh, futuro, intanto fagli un panino. Cristian fa il cuoco, ma ha preso tutto il libro sui vegetariani. Il futuro è vegano, vegetariano. Vieni qua tu però, se non fai io che so, l'ultima ruota del carro, no, sei la penultima. Vieni qua, allora, vieni qua, qua, perché qua c'ho il micro. Dimmi una donna che ti attrae. Non comincia a farlo scemo, dillo su, non mi trovi nessuno, solo lei, giuro. Ammazzate, vai. Puoi abbracciare uno di Perugia senza impegno? Senza che la nonna lo sappia? Vai. A te la nonna ti ha suonato, eh? È la seconda persona che me lo dice. Però... Che ti ha suonato la nonna? Sì. Percussionista tua nonna? Senti, fa una cosa, alla terza riflettici. Ma che fai a Fuerteventura tu? In che senso? Non lo so, potresti fare la prostituta, la barista, la cameriera. Quindi ogni volta che dico prostituta a te ti parte l'effervescenza. No, vabbè, perché ce l'ho, no? Vieni un attimo qua, perché molti dicono, a chi è che gli è partita l'effervescenza? Sono ricordi, Giorgio. Questa qui ha letto da bambina i libri delle favole e non è più uscita. Guardate, ma può uno andare in giro così? Sì. C'ha quasi 80 anni. Questa qui, se te la vuoi fare amica, gli devi parlare al gatto con gli stivali, i sette nani, gli devi dire Biancaneve non era vergine. E sono i nani che stanno a fare, scusa. Nani. Però sette, uno al giorno, la settimana è completa. Cioè, no? Seven... Fai il sorriso innamorato. A me mi affascina come si veste. Io ormai la conosco da un po'. Ogni volta c'ha, io non so che guardaroba, c'ha, ma quando meno te l'aspetti, ti sfoggia un vestito che ti rimane impresso nei chakra. Dimmi un uomo che ti attrae oltre lo splendido, magnifico Paolo Clementi. Oddio, no. Va bene anche una comparsa, vedete l'attrice, anche lui. Dai, fa finta di niente. Lui in fondo. Chi è quello là? Vieni qua. Questo è stato in Grecia, te lo ricordi, sì, il greco? Il greco mi piace. Però ti sei accorciata la barba, eh? Da quando ti ho detto che facevi il monaco, sì, eh? Siamo fatti. Bene, bene. Senti, io ti ho fatto un regalo a te. Hai mai abbracciato una di Grenada? No. E abbraccia oggi questa è chilometro zero, no? C'è una, guardava YouTube, ma scritto fa, Giorgio, a me la cosa che mi fa piacere è che fai abbracciare le persone. Perché io da bambino, mia nonna mi portava ai funerali ad Ascoli Piceno, ogni volta che andavo a trovare mia nonna, siccome mio fratello era più piccolo, mia sorella era più grave, cioè fatti i suoi, gli moriva una persona quasi al giorno, di parenti, amici, anche conoscenti, e io mi sono fatto 200-300 funerali. E mi sono chiesto, ma perché la gente s'abbraccia solo ai funerali?
Tant'è che poi nelle conferenze iniziai, sono 50 anni che faccio conferenze, ormai insomma, cioè, a dire a Milano, mi ricordo che dissi, vai in ufficio, una bella ragazza, fatti abbracciare. Ma che scusa gli dico? Ma semplicissimo, di che è morta tua madre. La dopo un po' fa, ma è morta 10 anni fa, di che il dolore è ancora presente. No, mi dice, ma qualcuno forse si ricorda che mia madre è morta 10 anni fa. Bene, gli dici, il dolore è ancora, anzi è più forte che mai. Perché se tu dici, stanotte ho avuto un orgasmo, non te se fila nessuno. Se dici che ha avuto un incubo, ti danno retta. Beh, uno potrebbe dire, ho avuto un incubo, qual era? Che avevo molti orgasmi. Cioè, nel senso... Cioè, ma allora dov'è l'incubo? È che mi sono svegliato, è l'incubo. L'incubo è stato che mi sono svegliato e sai com'è, no? Quindi, fare scorrere l'energia vitale è fondamentale, è uno stile di vita. Quindi vedevo che si abbracciavano ai funerali, con parole, si chiamano trite e ritrite, condoglianza. Una volta senti uno che gli è scappata questa frase, ha abbracciato due e ha detto, oramai ci si vede solo ai funerali, gli è scappata, sai quelli che sei costretto, vabbè oramai ci si vede solo ai funerali. Infatti io dico a tutti, se muori non andare al tuo funerale. Che vuol dire? Quando lasci il corpo non stare a vedere il funerale, perché tu sei in una dimensione in cui sei sensitivo e vedendo che cosa pensano quei quattro gatti che vanno al tuo funerale potresti rimanerci male, no? Quindi non andate al vostro funerale. Come si fa? Eh? Allora, esci dal corpo e cammini senza mai voltarti, no? Come la moglie di Lot nella Bibbia. Quella si è voltata e è rimasta pietrificata. È simbolico, ma è vero, no? Quindi bisogna uscire dal corpo a testa alta, dicendo, ripetete con me, con gioia e con amore, il viaggio continua. È tutto lì, il viaggio continua. Io dico tutto, vuoi morire bene? Sì, sì, e allora vivi bene, così ti abitui a vivere bene. Siccome la morte è un'esperienza di vita, tu vivi bene, muori bene e continui meglio. È una questione di stile. È solo una questione di stile. Io mi ricordo che c'era un mio amico, Carlo, che adesso dirige una multinazionale della moda a Londra, italiano, e per una questione di fumo, spinello, lo misero a San Vittore. Era il periodo che c'era la banda Cavallero, e le rivolte nelle carceri. Insomma, alla fine si vede il leader naturale, cosa successe? Che tutto il carcere si è rivoltato e hanno incaricato lui di trattare col direttore sui giornali, no? Quindi, se uno vuole essere vivo, può essere vivo anche in galera. Non è che... Cioè, se invece uno ha i sensi di colpa, ce l'ha sia se vince il Miss Universo, sia se è miliardario, c'ha i sensi di colpa. Perché questi sensi di colpa, come spiegavo alla nostra amata qui, vengono dalla nonna. Ma non puoi colpevolizzare la nonna, perché alla nonna gliel'ha messa in testa la nonna. E alla nonna, arriviamo ad Adamo ed Eva più o meno dopo, no? Dietro. Quindi ci vuole qualcuno che dica alt. Io da tempo dico, ci vuole qualcuno che dica alt e gira pagina. Poi ho visto che Renato Zero ha fatto un disco, alt. Poi, abbiamo amici in comune. Quello che è l'organizzatore di tutti i concerti di Renato Zero, in Italia, mio caro amico, Ferdinando Salzano. Ferdinando Salzano era nel movimento studentesco, io non ero in nessun movimento, io ero nel movimento, senza aggettivo, movimento senza aggettivi. Alcuni amici, Mario Giusti, lui, negli anni, cioè fino agli anni 60, Milano, inizio anni 70, movimento studentesco.
Poi hanno capito che era meglio organizzare i concerti rock e organizzarono i concerti rock. A quel punto lì, io che avevo aperto con gli Hare Krishna un ristorante, ci avevo aperto, avevo trovato il posto, organizzato, cioè, vicino a Via Torino, mi misi d'accordo con loro per fare una distribuzione di cibo vegetariano a tutte le rock star che venivano a Milano. Quando è arrivato Paul McCartney, abbiamo fatto una torta circolare con scritto Paul, Linda in mezzo a Hare Krishna, no? E Bob Dylan, mi ricordo, io ero backstage sarebbe dietro le quinte, c'eravamo un tavolo, c'era ogni ben di Dio, cioè, perché poi tra l'altro cibo offerto a Krishna, quindi si mangia da Dio con gli Hare Krishna. Arrivato Bob Dylan, è come nei film, no? Stivaletto a punta, tacco, l'armonica là collegata con stessa, così, la chitarra, il cappello da cowboy, la camicia quella da cowboy con i luccichini, così arriva. Ciao, hi Bob, you want something? Vuoi qualcosa? Later. Invece la moglie e la figlia si sono piazzate lì, hanno scofanato. Ha detto, wonderful, wonderful. Poi sì, gli americani appena mangiano bene in Italia dicono, Italy. Cioè, non si capisce perché devono dire, ah, lovely, eh? Italy. Allora diciamolo anche noi, dai. Italy, è Italy. Cioè, gli italiani non hanno capito che il posto migliore dove fare un'incarnazione sul pianeta, ci sono già, per questo io non vado più all'estero, chiappo l'italiano uno alla volta e dico, oh, ma vuoi smetti di farlo scemo, sei in Italy, tu sei made in Italy, fatto in Italia, sono fatto in Italia, made in Italy, e vabbè, stiamo vicino, che c'è qua, eh? E vabbè, Giorgio Armani, stilista della moda, Giorgio Cerquetti, stilista del karma. Allora, questo che adesso fa il manager, no? Vabbè, conoscete Clash, Joe Strummer. Boh. Clash, ragazzi, cosa hanno fatto? Il disco contro la Casbah? Avevano già fatto un disco contro i musulmani, penso in tempi non sospetti. Sono arrivati tutti, Dire Straits, tutti, Suzy and the Banshee, Jackson Brown, tutti. A un certo punto arrivava a Morrison, me la ricordo la scena, arrivava a Morrison, il concerto era aperto, c'erano delle roulotte, esce da una roulotte il manager, cappello bianco, cravatta un po' sbottonata, una bottiglia di champagne, vede me con 5 Hare Krishna, perché io avevo i pass backstage, no? Facevo il vegetarian catering service, cioè servizio vegetariano catering, no? Rinfresco. E lui dice in inglese, you fucking Hare Krishna, traduzione, voi Hare Krishna nel cazzo. I 5 Hare Krishna, non sapendo l'inglese, mi hanno chiesto cosa ha detto. Ha detto, sono molto felice di vedervi. No, certe volte è meglio tradurre in positivo, perché sennò uno ci crede. E poi mi fa, you go away, cioè mi dice a me, voi andatevene. E io andai a cercare Ferdinando Salzano e gli dissi, Ferdinando, qui c'è il manager di Van Morris che rompe i marroni, non so come traducere, la spelotas, la spelotas, eh? Rompe la spelotas, vedi che sapere un po' le lingue, la spelotas, chi è quello là? Allora, vedi la stoffa del manager? Era giovane Ferdinando, 136 anni fa, va là gli fa, tu sei il manager di Van Morrison, quello fa, yes. Noi siamo gli organizzatori del concerto. Tu i soldi li prendi da noi, milanese. Ti conviene stare calmo. Poi da un'altra roulotte è sceso Van Morrison, io, Hare Krishna, lui, Hare Krishna. Gli ho fatto vedere the plates, i piatti, ha scofanato. Quindi, in ogni tempo e luogo e circostanza, conviene essere se stessi. Proviamo a dirlo. In ogni tempo, luogo e circostanza, io scelgo di essere me stesso. Io crescendo, ricordando le vite precedenti, non ero io contro tutti, però ho visto molti contro di me. Non tutti, perché molti erano incuriositi. No? Dicevo, ma com'è le energie? Io già parlavo di kundalini, shakti.
Vi racconto un episodio del 1966. Nel 1966 io giravo tutte le bancherelle di libri usati. A Milano c'erano tantissime, adesso non ci sono più, di libri usati. E cercavo le edizioni dei fratelli Bocca. I fratelli Bocca nel 1938-39, prima della guerra mondiale, iniziarono a stampare libri orientali, tipo, non so, Yogi Ramacharaka, il libro tibetano dei morti, tradotto da Giuseppe Tucci. E presi sto libro tibetano dei morti, che tra l'altro lui è marchigiano, era marchigiano. Beh, che succede? Che nel 66 esce un'edizione di Timothy Leary, Richard Alpert e Metzner, l'esperienza psichedelica basata sul libro tibetano dei morti. John Lennon prende l'LSD e scrive una canzone, Tomorrow Never Knows. E vi consiglio di cercare Tomorrow Never Knows lyrics e guardare anche le parole. Cioè rilassa la mente e lasciati andare to the stream, flow to the stream, che tradotto in italiano è vai con la corrente. Ma quale corrente? Era il genere che c'era psichedelico, è segui l'onda. Ma quale onda? L'onda dell'infinito presente, no? E lui dice isn't dying, isn't dying. Cioè non è morire, cioè, sembra che è morire. Perché se uno comincia a pensare, ho un corpo maschile, ma io non sono né maschile né femminile. Ho un nome Giorgio Cerquetti, ma io non sono Giorgio Cerquetti. Sono nato il 3 dicembre 1946, ho attraversato la nascita e la morte innumerevoli volte, ma non sono mai né nato né morto. Allora dopo un po' uno dice, ma allora chi sono o chi sei? Quindi quando uno si pone nella sua vera dimensione, il rischio è che gli altri non capiscano, ma l'importante è che capisci tu. Se tu vedi con certezza che tanti vanno nella direzione sbagliata e tu sai che la direzione giusta è solitaria, che fai nella direzione sbagliata per stare in compagnia? Di chi? Di persone che quando si accorgeranno che la direzione è sbagliata, cominceranno a litigare fra di loro, per dire colpa tua, vedi, ho seguito te, sta colpa tua, colpa mia. Quindi il verbo, il modo di dire, meglio soli che male accompagnati, è vero. Allora io ho fatto una frase magari un po' meglio, no? Provate a ripeterla con me. Che... Eh? Meglio una splendida solitudine, piuttosto che una miserabile compagnia. Perché c'è gente che s'aggrappa, ma dove ti aggrappi? Quante volte mi hanno detto Giorgio, ho trovato la donna giusta, ma per cosa? Per scopare. Ma cosa dici? Ma perché non avete la pace? Sì, è vero che poi a una certa ora, ho trovato la donna giusta, ho trovato un uomo che mi ama, ma se non sa amare. Qui è meglio mettere in chiaro. La maggior parte delle persone che abbiamo incontrato, e forse qualcuno di noi, se onesto, lo riconosce, non sanno amare, perché amare vuol dire libertà. Se ami qualcuno, io dico lascialo andare, nel senso non gli mettere il guinzaglio. I guinzagli più pericolosi sono quelli emozionali, quelli energetici, quelli invisibili. Non mi lasciare. Stammi vicino. C'era Michele, lo conoscevi? Michele, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno. Questo ha fatto questa canzone, siccome non gliel'hanno detto il perché, l'ha cantata 40 anni, nessuno gli ha detto perché. Michele è andato avanti, l'unica canzone che va, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. E diglielo perché. Perché il viaggio continua. Provate a ripetere con me, l'eternità è un viaggio solitario dove cambi spesso compagnia. Io continuo a toccare sto libro perché ve lo consiglio, si chiama Crea un buon karma, autore io, cioè io, Giorgio Cerquetti, te lo consiglio.
ma sei timida, prendine 10 copie, non essere timida. In onda Fuerteventura, eh? Ma io non ho capito, ma che fai tu a Fuerteventura? I mercati artigianali. Quella, eh? Con la minigonna? Eh? Sì. No, dimmi, certo, quando c'è la minigonna che lui viene, mi ha detto, se... è vero che tu vai solo se c'è la minigonna. Vedi, un'altra cosa che è carente, che crea acidificazione nella circolazione del sangue, il senso dello humor. Pensa se lei mi diceva, per te anche nuda, e dillo queste cose. Per te anche nuda. Ha detto per me, non per te. Cioè, no, stai calmo, cioè, scusa. Ha detto per te, non per te. Il senso dello humor è l'elisir della lunga vita, perché deacidifica, no? E quindi fa scorrere l'energia. C'è un ingorgo. In inglese si chiama traffic jam. Jam è marmellata di traffico. Qua l'ingorgo. C'è un ingorgo, c'è un travo, un ingorgo, oh, vai, clax, ok. Molte persone hanno ingorghi di emozioni, ingorghi di pensieri, ingorghi energetici. Non esiste nessuno che non si ammali per carenza affettiva. A meno che sia, non so, uno scivola dalla scala, vabbè, però anche se stava attento. Però la maggior parte delle malattie, soprattutto interne, sono dovute a carenza affettiva. No? Perché? Perché un insieme di cose ha creato uno stile di vita che non è accettabile. Cioè la maggior parte dei maschi e delle femmine, quando si mettono insieme, creano uno stile di vita inaccettabile, dove ognuno è quasi convinto che è accettabile all'altro. Non è accettabile. Perché non è accettabile? Perché l'energia non scorre. Gli amici sono una sicurezza. La frequentazione degli amici è una sicurezza. La trappola della coppia è che si chiudono in due, dopo un po' non c'è energia. Se tu pigli una foglia e la stacchi dall'albero, dopo un po' questa, perdendo energia, perde liquidi, diventa secca, si disintegra, si rompe in tante piccole parti. Quindi ognuno di noi, quando si separa dagli altri, per questo che molti non capiscono, ma come un viaggio solitario? Solitario vuol dire che tu, è meglio che tu sia tu, e cambi spesso compagnia, ma non che escludi. Molti pensano che se io sto 3 giorni con lei e poi al 4° giorno sto con lei, abbia tradito lei. No. Amo te, amo te, amo te, mi lascio pure amare. L'idea che se uno ama una persona è fedele, e se ama 2 infedele, adesso sto poi infedele, traditore. Tante volte ho detto, ah, mia moglie mi ha tradito, ma no, ha goduto con un altro. Ma è tornata, sì, allora vuol dire che ha goduto poco. Ma come ha goduto poco? Perché se aveva goduto di più tornava mica, no? Cioè, giusto? Mucho gusto, eh? Totalmente d'accordo. Mucho gusto. Anzi, bisogna dire, vai, se torni, torni, se non torni, non torni. Filosofia pratica. Se torna vuol dire che ha fatto 4 conti. Ma che ce frega noi dei tradimenti? I veri tradimenti è quando uno tradisce se stesso. Quindi proviamo a dire, io scelgo di essere fedele a me stesso. Oh. Chi ama se stesso può amare gli altri. Gesù lo dava per scontato, ama il prossimo tuo come te stesso. Avrebbe dovuto dire prima ama te stesso e poi il prossimo. Invece dicendo ama il prossimo tuo come te stesso, sapete quella frase, no? L'ha detta, eh? Ama il prossimo tuo come te stesso, dava per scontato che uno sa amare se stesso. Però appena dici io mi amo, egoista, egoista, come egoista? Egoista se uno ama solo se stesso. Va bene? C'è il fidanzato? Meglio. Meglio soli che... Ce l'hai avuto però. Sì. E com'è finita?
da tanto che non ho un fidanzato. Perché sì, ma quelle poche volte che vi siete visti. Perché mi ero stancata. Stancata di cosa? Della relazione. Cioè, lui voleva solo scopare. No, no. Neanche quello. No, proprio non c'è. No, vabbè, ma io scusa, io sono un investigatore, no? No, forse è quello. Come? Che non voleva più scopare. Ah, non voleva più scopare. Ma io è da bambino che ho visto la strega con sta scopa tra le gambe. Dice, quella è la strega. Poi dicono, scopare, io pensavo pulir per terra, invece scopare sesso. Allora dopo riguardo la strega. Ma questa ce l'ha tra le gambe. E poi dice, sai, dice a mia nonna, come vola la strega con la scopa. Allora ho detto, un momento. Scopare... sesso, la scopa tra le gambe, qui c'è un simbolo. Cosa fa la strega? Poi strega è tutto da vedere, ma con sta scopa tra le gambe vola. E tu non volavi più. Cioè, detto in due parole, hai volato qualche volta? C'ha le vertigini, no? Simpatica, a me sei simpatica, eh? Sei simpatica, no? Sì, perché tu sei sincera, però devi diventare anche forte. Essere solo sincero va bene, ma diventa forte. Proviamo a dire, io ho il potere di godere col mio corpo. Volete sapere perché nella maggior parte dei casi non avviene? Perché c'è un conflitto aperto con i genitori. Quindi, Giorgio Cerquetti, che ha visto, vede, prevede, provvede, però prima vede, ha fatto una sequenza. Mo diciamo sta sequenza che mette anche appetito. Tra un po' mangiamo, appetito. Proviamo a dire, io ho il potere di mantenermi ovunque nel mondo. Secondo me. Io accetto i miei genitori così come sono. Terzo, io ho il diritto di godere col mio corpo. Ecco perché molti non riescono a godere col corpo, perché loro vorrebbero dei genitori diversi, i genitori vorrebbero dei figli diversi, i figli vengono da un rapporto sessuale avuto dai genitori, ma non se ne parla mai. Nessun genitore ha parlato dei rapporti sessuali ai figli, dei suoi. I figli dopo un po' scoprono, come ho detto prima, quella che ha messo incinta. E come andiamo avanti qua? Male. Cioè si parla di tutto, del clima, dei terremoti, degli alluvioni, e che è morta la zia, è morta la nonna. Di che cosa fa sì che io chiamo te mamma, che tu hai avuto rapporti sessuali con uno che chiamo papà. Cioè, quale figlio va dai genitori e dice, avete scopato? Tu in che anno sei nata tu? 87. Mese? Ottobre. Ottobre? L'ultimo dell'anno, eh? Questo è figlio di Natale. Eh? Ma anche il giorno prima e il giorno dopo. Cioè, è figlia delle vacanze. Infatti sta a Fuerteventura. Voglio lavorare, saltami addosso. Eh? Sei figlia delle vacanze. Quindi hai detto nell'87? Devi radunare i tuoi genitori, fa nelle vacanze del Natale 86 ci avete dato sotto. Ho le prove. Ma quali prove hai? Io, 9 mesi dopo, sono venuta qui per testimoniare la vostra sessualità. Quindi sono quei classici genitori che hanno goduto o in agosto o a fine dicembre. Poi per il resto dell'anno, nebbia. C'era un mio amico primario, Angelino, che
che andò a Bardonecchia, si ubriacò, a una di Bardonecchia gli disse ti amo, eh? Si è ritrovato sposato, questa incinta, dopo qualche anno si è risvegliato e ha detto ma cosa ho fatto? Cioè, quindi l'effetto altitudine con l'effetto alcol, l'ultimo dell'anno, eccesso di zuccheri, torte, torroni, ed è, ti ritrovi con una che non sai neanche chi è incinta e te la sposi, dopo 3 anni ti guardi e dici ma cosa fami? Cioè, traduzione milanese, cosa ho fatto? Perché la sessualità non è negata, perché 7 miliardi di abitanti, perché se era negata qua c'era il deserto, è nascosta, simulata, camuffata, mimetizzata. Per cui sti figli parlano di tutto con i genitori parlano di tutto, ma non riesco a capire. Io sono figlia tua perché tu hai avuto un rapporto sessuale con uno che adesso ti dico chi è, che poi, come dicono in Oriente, la mamma è certezza, il padre è atto di fede. Oggi si voleva dire la mamma è certezza, il padre è DNA, controlliamo il DNA. C'è un attore americano, George Pepper, che era nel gruppo A-Team, no? Quello che per bene, cioè, quello lì venne a Milano, ma ti parlo di 35-40 anni fa, ha passato la notte con una mia amica, rimasta incinta, gli è nata una figlia che assomigliava a lui, però quello non l'ha chiappato più perché era irreperibile, poi non c'era il DNA, insomma. E invece metti questi Maradona, ma non l'ha col certificato, vanno in tribunale e il DNA dice Diego, c'è Diegolino, hai lasciato un souvenir, c'è un remember, hai lasciato una fotocopia. Oggi col tribunale all'incastri, col DNA. Però non se ne parla. C'è come una specie di, non so come chiamarlo, di incubo, dove i genitori e i figli tra di loro non parlano di sessualità. No? Se vedono una figlia che esce con uno, va un weekend con uno, dorme in albergo con uno, al massimo che la mamma fa, ma proprio al massimo, vi amate con lo sguardo perso, no? Vi amate e la figlia scoccia, sì mamma, sì, mamma. Sto descrivendo casa tua, eh? Sì, totalmente. Sensitivo, eh? Una volta, magari tu hai 29 anni, no, ma io avendo una sorella che ha 4 anni più di me e le amiche di mia sorella, te lo scordavi l'albergo, il weekend prima del matrimonio, te lo scordavi. Diceva, ma lui ha intenzioni serie? Serie voleva dire matrimonio. Lui ha intenzioni serie? Sì, 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 mamma, sì, sì. Allora invitalo a cena. Allora quello può essere, presentava coi fiori, cioccolatini, mi ricordo, no? Si presentava, non mi ricordo, mi pare i fiori per il marito di cioccolatini, che stava là tirato così, a tavola, ah, quanto è buona la minestra! Cercavo di capire se il padre a Milano era milanista, interista, per non fare gaffe. No, perché una volta, sì, tanta la ride, ma se facevi interista, ti fidanzavi con una che il padre era milanista, lascia perdere, no? Quando c'erano i tempi che il tifo tifava, no? E quindi tutto un bluff. Cioè figli del bluff, nipoti del bluff, discendenti del bluff, quando? La cosa più importante è comunichiamo con amore, diciamoci le cose come stanno. Le cose stanno così, siamo spiriti eterni. Proviamo a dirlo. Io sono uno spirito eterno. Sto vivendo un'esperienza umana. La mia capacità di amare ed essere amato è illimitata. Quindi il problema qual è? La monotematica, il monoteismo, la monotonia. Mono. E allora uno comincia a reprimersi.
Tu vedi una bella ragazza 3 anni dopo, 3 anni di matrimonio, sovrappeso. Gli chiedi come va? Ah no, come va? Potrebbe andare peggio così, no? No. Ma cara, a cosa stai pensando? A niente. A niente. Come va con lui? Ma al solito tram tram. Ma rapporti sua. Ma lui è sempre stanco la sera. La domenica c'è la partita. Però una volta c'era. C'era Rita Paone, si è fatto i soldi. Perché? Perché la domenica mi porti, mi lasci solo a casa, c'è la partita. La partita. Tutta l'energia non è urlare alla moglie durante un orgasmo, ma va, è urlare a 4 scemi allo stadio. Francesca ha detto urlare durante un orgasmo, ma Francesca mi stava per dire, vai Giorgio che vai bene, è vero? Vieni qua Francesca, tienmi compagnia che adesso chiudiamo questa bella registrazione con Francesca che mi dà sempre ragione. Franceschina. Quello che dicevo la, io. Tutto quello che io ho sempre pensato, tu finalmente sei riuscito a dirlo. Ecco. Esatto. E anche come un attore, perché stai facendo una rappresentazione cinematografica e teatrale. Vero? No, 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 ti spiego. Sì. Non sto recitando. No, no, vabbè, io ti capisco. No, tutti... Aspetta, parliamo uno per uno. Non sono un attore, non sto recitando, non è un film, questa è la realtà. E sto comunicando con amore in un seminario gratuito per chi vuole capire che la vita è meglio di quello che sembra e il nemico è quello che ti ha fatto credere che nasci col peccato originale e che appena sbagli vai all'inferno. Allora il diavolo è lui. Il diavolo è quello che ti dice, non potendoti mandare all'inferno perché non esiste, ti dice che puoi andare all'inferno, quindi ti crea una situazione mentale infernale. Quindi il diavolo è lui. Ma siccome il diavolo è falso, non arriva con le corna e il forcone, si veste da uomo di Dio. Quindi cara, abbracciami pure con calma, passione e trasporto. Non sono un attore, non è un film, I love you, diciamoglielo, diciamo, Francesca. Francesca. I love you. I love you. Poi, siccome sei un'amica, ti faccio un regalo, un abbraccio di... Oh, meglio che 2 schiaffi, eh? Diciamo l'ultima frase, io mi amo, voi fate pure, voi abbracciate pure, io vi copro. Io, diciamo, io mi amo, io amo gli altri, io mi lascio amare, io lascio scorrere liberamente l'energia vitale in ogni cellula del mio corpo. Io merito il meglio della vita. Salutiamo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.